Fuochi pirotecnici, luci, musica si sono alternati in piazza 20 settembre a Fano per l'inaugurazione ufficiale del Natale Più. Dalle casse della piazza, tra le note di Silent Night, ha aperto l'inaugurazione il cantautore fanese Luca Vagnini, che ha dato il via a Unico Incanto. Ad esibirsi sotto il grande albero artistico della piazza anche il Fano Gospel Choir, seguito dagli Opera Pop, che hanno intrattenuto i presenti, lasciando poi spazio allo spettacolo organizzato da Ultrasound Eventi. Piazza colma di pubblico, dunque, è stata accesa la struttura realizzata da Paolo Del Signore e Stefano Seri. Così è stato dato ufficialmente il via al Natale fanese. Tanta emozione perché abbiamo voluto dare un senso a questo momento di inaugurazione, perché dietro c'è stato tanto lavoro che direi in questi 3 anni ha portato a crescere la città di Fano per il periodo natalizio. Oggi la città si presenta anche con una nuova illuminazione, anch'essa studiata da Del Signore Seri. Si presenta con angoli caratteristici, simbolo che anche gli stessi commercianti stanno lavorando per abbellire la città, quindi un bel lavoro di condivisione, e questo momento dell'accensione voleva un po' essere il fiore all'occhiello di tutto questo, voleva essere un simbolo di apertura, e direi che c'è stato appieno, ci ha emozionato un po' tutti, un bello spettacolo, e per questo devo ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato e ovviamente Ultrasound Eventi, perché fa sempre dei gran lavori. E anche quest'anno si è aggiunta una novità, perché l'inizio di questa giornata è stata con alcuni blogger che hanno appunto seguito con una photo walk, quindi è anche un tocco di modernità gli abbiamo dato questo Natale fanese. Sì, sì, ce n'erano diversi, erano circa 30 blogger che sono venuti qui in città e che nei prossimi giorni parleranno nei loro blog e sui social di questa città. Hanno vissuto questo momento che è uno dei più belli del Natale fanese, quindi direi che ne parleranno bene. Questo è proprio un veicolo turistico importante per la nostra città. Ora si prosegue perché ci sono veramente tanti eventi che ci accompagneranno al Natale, ma anche poi all'Epifania. Ne abbiamo contati circa 100, quindi se volete venire qui a Fano e noi vi ospitiamo volentieri, troverete sicuramente quello che fa per voi. Sindaco, appena tagliato il nastro del Natale, diciamo così, tanta gente, tante emozioni e anche un bello spettacolo. Beh sì, con l'accensione dell'albero, delle luci del centro storico si entra nel calore e nell'atmosfera delle festività. Una bella inaugurazione, una bella accensione, forte emozioni e di forti suggestioni. Tantissima gente, anche dal clamore che si è percepito e il significato che è stato gradito. E anche un bel modo per augurare le buone feste a tutti i concittadini e a tutte le persone che vengono a visitare Fano e a vivere, a godere in qualche modo l'atmosfera natalizia di Fano.